Bentornati, bentornati in diretta a Citofonare ad Inolfi. Allora, vi avevo annunciato la citofonata con il segugio di Enrico Letta. Sono giorni in cui la stampa fa fare la pagina a destra a Geremicca per Matteo Renzi, la pagina a sinistra a Fabio Martini per Enrico Letta. Quindi Fabio Martini segue quotidianamente il Presidente del Consiglio. Oggi titola il suo pezzo "Se qualcuno vuole il mio posto lo dica". Mi sa che gli hanno detto, Fabio, o no? Eh beh, direi. Un pochino gli hanno detto. Se qualcuno vuole il mio posto lo dica, fa un po' sorridere. Fa sorridere. Naturalmente sì, è curioso il fatto che, diciamo, il meno ipocrita politico italiano, cioè Matteo Renzi, non glielo abbia ancora detto, diciamo, in pubblico. E questo dovrai riconoscerlo anche tu. Lo dice alle 15, oggi alla direzione. È curioso oggi il fatto che, diciamo... Se ci riflettiamo un attimo, le ultime parole pubbliche di Renzi sono state, sì, brutali, ma non una richiesta di farsi da parte. Se la batteria è scarica o si cambia o si ricarica. Naturalmente questo, diciamo, 20 anni fa significava uno sfratto, ma con il linguaggio esplicito della nuova stagione, di Renzi in particolare, può voler dire esattamente quello che ha detto, invece lui ancora non ha detto, per rispondere alla domanda. È curioso, questo è un elemento della residua ipocrisia che ancora alberga. Sono pur sempre due democristiani, Matteo e Fabio. Ma ieri nel colloquio, tu che qualcosa, insomma, no, lì gli ha detto o non gliel'ha detto? Gli ha offerto sto ministero degli esteri o non gli ha offerto sto ministero degli esteri? È ovvio che a tu per tu si sono parlati in modo... Core in mano, diciamo. No, ho capito, però non ci si può, come dire, essere paladini di una politica trasparente, diciamo, con l'apporto decisivo del popolo delle primarie, che è più importante di quello elettorale, o quantomeno altrettanto importante, e poi... ancora siamo al non detto, diciamo, pubblicamente, ma comunque la sostanza è ovviamente quella che sappiamo tutti. Lo scambio, la buona uscita a Letta sembra non volerla, e vedremo. Naturalmente oggi c'è un passaggio, insomma, complicato, perché occorrerà dire al Presidente del Consiglio che, a dispetto, diciamo, anche di questo programma che ha presentato, che non sarà l'Eden, ma è sicuramente molto di più di quanto finora Renzi non abbia, diciamo, prodotto in termini programmatici, e lui se ne deve andare, perché sostanzialmente, vedremo se ha il coraggio di dirlo, è inadatto, e questo è un argomento vero, nel senso. Non ha dimostrato una capacità, no, di leadership indiscussa Enrico Letta al governo, sia pure in una situazione molto difficile, no? Prima in maggioranza con Berlusconi, poi con Berlusconi all'opposizione soltanto con Alfano. Tutte situazioni molto difficili, nelle quali però, soprattutto nella fase finale, Letta non ha dimostrato, come dire, un leadership, ecco, capacità di leadership, questo è vero. Gli diranno questo, vedremo come giustificheranno lo sfratto. Ma io ho un'interpretazione diversa sullo sfratto. Lo sfratto avviene perché Letta non pare garante della legislatura, mentre Renzi, certo, sembra uno che ti porta in fondo, e quindi in questo momento ai parlamentari gli interessa quello, a stringere, insomma, purtroppo e brutalmente gli equilibri si muovono e i parlamentari seguono gli equilibri. L'hai intuito bene anche tu, l'hai raccontato in parte nel pezzo, basta seguire le mosse di Franceschini, un personaggio e amico che conosco bene, che quando si muove lui il vento sta mutando. Allora Franceschini, che è il ministro dei rapporti con il Parlamento di Enrico Letta, che sembrava essere appunto il cemento politico della presidenza del Consiglio, perché ha la guida peraltro di un'area che nel Partito Democratico si chiama Area Dem, è un'area che riunisce molti parlamentari. Da ieri possiamo ascriverlo nel campo renziano totalmente, lo ha già sostenuto alle primarie, ma adesso pare essere il levatore di questa presidenza del Consiglio Renzi, è così?
È così, uno dei levatori, perché poi ce ne sono parecchi, però effettivamente la tua analisi è corretta e quell'episodio che oggi raccontiamo di Franceschini che arriva nel cortile di Palazzo Chigi, scorge la Smart parcheggiata da Renzi qualche minuto prima e la fotografa tutto contento, effettivamente è un episodio che fotografa a sua volta un personaggio, cioè un politico che ha indubbiamente delle capacità dialettiche di cogliere gli umori e che in questi ultimi 15 anni ha cavalcato tutte le politiche e anche l'opposto di quelle politiche. È un grande, se l'è fatta, cioè è riuscito, però va detto, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con D'Alema, segretario del partito, vice segretario di Veltroni, poi con Bersani, poi contro Bersani, con Renzi, con Letta, contro Letta, insomma è un grandissimo, però le ha azzeccate tutte, questo gli va riconosciuto, insomma. Eh beh, certo, perché lui si sposta poche ore prima Certo, bisogna capire se si sposta poche ore prima o se determina qualche equilibrio, perché anche questo è un elemento, no? Hai ragione, anche, può anche determinare, però certo, diciamo, cipi e... zero. Il dato che interessa è che se vuoi va a fare il presidente della Camera, suona questa cosa? Ma non suona molto, nel senso che bisognerebbe capire perché la presidente Boldrini dovrebbe abbandonare... Perché va a fare il ministro. L'hai detto, quindi tra i due incarichi, diciamo, non c'è paragone. Ma da presidente della Camera non è proprio capace, lì ci sarà la guerra, poi se Renzi va al governo con i 5 Stelle diventa la bolla. Vedremo, è sicuramente una cosa possibile. L'altra cosa possibile è che invece Franceschini assuma una delle due poltrone che Alfano lascerà libera, perché non le manterrà entrambe, e quindi... Cioè quindi vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, per capirci. Mi sembra difficile però un vicepresidente del Consiglio del PD, cioè ti pare immaginabile con Renzi Premier? Comunque, questa secondo me è una delle ipotesi, oltre a quella che tu hai spiegato e che effettivamente c'è, ma insomma... vedere se la signora Boldrini è di questa opinione. Oggi che direzione del partito di aspetti, per capirci? All'arma bianca, col sangue che scorre, o felpata e alla fine decidono tutto un'ora prima e si aggiustano i cocci? bisogna dire che Matteo Renzi, oltre alle qualità che ora hanno scoperto tutti, cioè appunto l'adrenalina, la velocità, l'intuito, però è una che ancora non è stata messa a fuoco, è un pokerista, come dici, come hai spiegato tu anche in un'intervista al Fatto, se non ricordo male. Ecco, qui ha una capacità di bluff, è un attaccante sicuramente, e questo lo rende unico nel panorama attuale, indubbiamente, però è anche difficile bene leggergli le mosse prima, perché anzitutto perché lui è molto istintivo, è molto intuitivo, e quindi almeno la metà delle sue scelte le determina in prossimità dell'evento, a cominciare dalla decisione di prendersi Palazzo Chigi, che è stata sicuramente una tentazione che albergava in lui da settimane, ma lo scatto si è verificato soltanto domenica, so per certo questo, e oggi insomma siamo a giovedì, quindi ci sembra che no, che invece questa cosa sia di lunga data. No, è di pochi giorni la decisione finale, vado, parto. E quindi qual è il click che lo fa scattare, secondo te, Fabio? Il click che lo fa scattare è che tutte le volte, essendo un bulimico, tutte le volte che passa un treno interessante che altri lascerebbero correre perché lo vedono lento e
è a rischio di binario morto, lui invece ci sale sopra perché ha un'alta considerazione di sé e quindi non lascia passare mai un treno senza salirci sopra. Ma c'è qualche cosa di materiale? Cioè, perché secondo me l'attacco di Friedman a Napolitano è un elemento non secondario di questa partita. Cioè l'idea che potesse esserci dentro lo schema anche di qualche potere il cambio di filiera, proprio di cordata di comando, diciamo così, in cui Renzi potesse fare da ariete per arrivare ad anche ad altro. E qui ti faccio una domanda sul Quirinale, perché conosci bene Romano Prodi. Cioè, secondo te c'è questa ambizione complessiva, insomma, di cambio pagina epocale per certi versi, che alberga e che Renzi abbia avuto comunque in qualche modo segnale o sentore che questa partita passasse da lui? Qui dobbiamo usare, diciamo, i tutti i mille condizionali, ovviamente, però certo. No, ma non per prudenza, no, proprio perché per serietà, diciamo, perché possiamo immaginare che considerando incontri, contatti che Renzi in queste settimane ha avuto, che qualcosa di questo tipo ci sia. Perché tu mi indichi domenica, e in effetti domenica, poi lunedì c'è questo incontro improvviso, per certi versi incredibile, di due ore, di Renzi e Napolitano faccia a faccia, certo, no? Certo. Che ci sia un disegno, diciamo, una regia, ma non lo dico per, come dire, perché uno è contrario a priori alle, diciamo, alle ideologie, perché le ideologie spesso sono vere, che ci sia un disegno, che oltretutto questo porti a una presidenza Prodi, tenderei ad escluderlo, perché lo stesso Prodi, lo so, non nulla sapeva di tutta questa, era in Asia ed è cascato dalle nuvole quando gli hanno spiegato che appunto tutta questa manovra era Friedman, cioè via cantando, era stata letta anche come una manovra per portare, diciamo, il ticket Renzi Prodi alla guida del paese. E, io terrei conto anche di un aspetto molto minore rispetto a quelli che tu hai. Oramai, diciamo, con la crisi finanziaria di lettori, sia di libri che di giornali, sta determinando una forma nuova di concorrenza più abbastanza selvaggia, per cui che passa da titoli urlati, qualsiasi cosa, qualsiasi cavallo viene cavalcato, qualsiasi cosa che sia buona a fare un po' di pubblicità è buona, e quindi non escluderei che ci sia anche questo filone qui. Ti sembrerà banale, ma vivendo all'interno dei giornali so che oramai qualsiasi starnuto viene trasformato in un boato pur di ottenere qualche visibilità. Va bene, Fabio, ti ringrazio, complimenti per il lavoro che stai svolgendo. Non è facile raccontare comunque Letta, che è uno abbastanza chiuso a riccio, diciamo così, quindi lo stai facendo quotidianamente, una pagina al giorno, non è facilissimo, insomma, quindi auguri per la giornata di oggi, che sarà ancora più complicata. Buon ciao, lavoro, Mario. Buona giornata. Ciao, Fabio ciao, Martini ciao, della Stampa, leggete la sua cronaca della vicenda Letta di oggi sulla Stampa, pagina 2, e lo potete leggere anche domani sicuramente, e analogamente sul quotidiano diretto da Mario Calabresi. Tra l'altro oggi c'è un editoriale di Mario Calabresi, lo scontro tra due velocità.